si deve dare una risposta. I bandi partono, l'Europa aspetta anche la Telt ha emesso i bandi, una posizione bisogna prenderla a breve. Allora, non è partito alcun bando, si tratta di manifestazione di interesse da parte di eventuali imprese appunto interessate, che durerà 3 mesi ed ha la clausola del recesso senza oneri e senza alcuna motivazione da parte dello Stato interessato, come è stata scritta, come nella lettera scritta da Telt al Presidente del Consiglio Conte e al Presidente Macron. Dopodiché le dico anche, chi oggi afferma che sono stati aumentati i fondi europei al 55%, dovrebbe avere l'onestà intellettuale di dire che serve un nuovo regolamento europeo sul CEF, Connecting Europe Facility, in cui devono essere deliberate e accettate le opere in cui aumentare eventualmente quei fondi, ma soprattutto deve esserci un'approvazione da parte del Parlamento europeo. Quindi bene le promesse di chi promette più soldi, ma dicesse agli italiani che deve passare in Parlamento e questo regolamento per essere approvato passeranno 2 anni. Ma per i 5 Stelle l'ipotesi di non fare l'opera è sempre l'ipotesi principale, o ad esempio il progetto che ha lanciato il vice ministro Castelli di una TAV leggera diventa la vostra prima opzione adesso? Io combatterò tutti i giorni per evitare che l'incuria nella gestione delle infrastrutture italiane, strade, autostrade e quant'altro, ponti, gallerie, non comporti altri ponti Morandi. Se questo comporterà impegnare meglio i soldi dei contribuenti italiani in opere diverse dal TAV, noi combatteremo per questo. Quindi la prima opzione è non farla. Rimane la posizione di non farla. Chiedete a Giorgetti. Ministro, rimane l'opzione di non farla. Grazie ragazzi. Perché?